mettete insieme un vecchio leone della scena italiana, un giovane regista di talento, il mito più famoso della tragedia classica e otterrete 2 ore di teatro all'ennesima potenza. Accade con l'ultima fatica scenica del maestro Glauco Mauri, il dittico Edipo Re Edipo a Colono, condensato in un solo spettacolo. Due allestimenti, l'Edipo Re a cura del talentuoso Andrea Baracco e l'Edipo a Colono messo in scena dallo stesso Mauri, indipendenti ma uniti da un intento: raccontare attraverso l'opera di Sofocle la labilità della fortuna umana, il confine sottile tra scelta e destino, tra elezione e condanna, tra oblio e conoscenza. I grandi testi, le grandi opere si rispettano soltanto interpretandoli e naturalmente anche sull'Edipo una sua interpretazione, evidentemente delle sfumature ci sono diverse magari da come lui interpreta Edipo, da come io interpreto Edipo. Noi siamo alla radice uguali, nel senso innanzitutto che vogliamo fare dell'ottimo teatro. Abile, intelligente, sicuro di sé, Edipo ha una sola colpa: aver ignorato il suo passato. Un passato che lo travolgerà quando indagherà le ragioni nascoste di una pestilenza esplosa nella sua città. Le cose più belle quando Edipo dice accada quel che deve accadere, io voglio sapere chi sono. E un uomo che si pone le domande anche andando contro un destino terribile come il suo. Voglio sapere chi sono! Animato dalla voglia di scoperta, Edipo si esporrà a rivelazioni sconvolgenti, ribaltamenti della sorte feroci che lo getteranno nella strada e nella polvere, trasformandolo da padre a fratello delle sue figlie, da marito a figlio di sua moglie, da re a reietto. Chiunque lui sapeva che fu l'uccisore di Laia, ordino che riferisca a me tutta la verità. Edipo non si acceca perché quando scopre che ha sposato la madre, ha ucciso il padre, ma Edipo si acceca perché attraverso la ragione cerca la verità. Ecco l'uomo che sono. Esule, straniero, errante fino alla città di Colono, Edipo avrà il tempo per un'ultima definitiva scoperta: la saggezza. Raggiungibile solo da un uomo che ha imparato a riconoscere i suoi limiti e ad accettarli. Per Terza Pagina, un'anticipazione di quello che vedrete questa sera a retroscena. Perché ha riscritto questo Edipo a Colono? Perché alla fine di un lungo viaggio di Edipo attraverso il dolore, Edipo capisce una cosa, secondo me, fondamentale. La cosa che l'uomo è responsabile del suo destino. È stata